Pippo Capellupo, presidente sia dei Lions di Catanzaro che dell'Umpli Calabria. Siamo qui nel Palazzo dei Nobili per la firma del protocollo d'intesa tra queste due grandi realtà nazionali, l'Umpli nazionale e i Lions. Sì, è una grande soddisfazione quella di oggi. Lavorare sia per il club, il nostro club Rupe Ventosa di Catanzaro, e lavorare anche per l'Umpli, per le Pro Loco della Calabria, e riuscire poi a raggiungere un obiettivo di questo genere, permettetemi di dire di essere veramente felice. Poi la giornata è una giornata particolare, è la giornata in cui il ricordo va a quella che è la strage di Falcone. E nella morte Falcone ci ha insegnato, in quelle stragi abbiamo imparato che non dobbiamo rimanere da soli. Allora oggi, nell'andare ad unire queste due grandi forze sociali, il pensiero va verso coloro i quali ci hanno spiegato con la vita e anche in morte che dobbiamo stare insieme, dobbiamo lavorare insieme. E due grandi associazioni, quali i Lions International e l'Umpli, con 6.200 associazioni che lavoreranno da oggi in poi in simbiosi in tutti i paesi e in tutte le realtà, significherà avere veramente una forza immane. A favore di chi? A favore del bisogno che esiste, facendo i service insieme, mettendo la forza dell'uno e dell'altro, l'intelligenza, la formazione, la professionalità, le tradizioni insieme, per ricevere che cosa? Nulla, ma per dare invece agli altri un segnale molto forte. Uniti si vince, specialmente se si rema sempre dalla stessa parte a favore del bisogno. Ecco, questa è la giornata più bella, e di giornate come questa noi speriamo di averne sempre, sempre meglio, sempre tante e numerose. Questo protocollo è un protocollo che poi si allargherà in tutta Italia, e quindi saranno a fruire veramente migliaia e migliaia di persone di una forza immane. Grazie.